non si sa mai quando riesci a trovare magari quella amalgama giusta, tutte le situazioni giuste per magari portare a casa il risultato. Secondo me altre buone prestazioni l'avevamo fatte anche prima, ci mancava sempre quella piccola cosa di portare a casa i punti che poteva magari regalarci ancora qualche punto più in classifica e magari vederla ancora meglio di quello che è adesso. Ma tre gol subiti fanno, diciamo, rompono le scatole, perché secondo me vanno magari a segnare una prestazione in maniera magari un po' negativa, cosa che secondo me è tutt'altro che negativa. Perché dice comunque hai subito tre gol, la partita è tenuta sempre aperta. Se andiamo a vedere i tre gol, sostanzialmente sì, secondo me c'è un po' di tutto, secondo me siamo anche molto giovani dietro, nel senso abbiamo tutti i ragazzi 96, 96, 96, cioè, una squadra che ci vuole il tempo giusto per tutto. Al di là di qualche magari momento di esaltazione dopo il gol, stare un pochettino più concentrati e subire qualcosina in meno. Sono venuto qua a fare il centrocampista. No, bene, ho fatto anche l'attaccante in passato, quindi mi dicono sempre tutti puoi fare tutti i ruoli dal centrocampo in su. Fortunatamente sta girando bene. Dicevano anche che ero scarso di testa all'inizio, quindi ho già fatti due, fortunatamente. No, sono contento, al di là di tutto, sono contento che adesso magari i miei gol stanno portando anche dei punti più a tutta la squadra, quindi questo è l'importante secondo me, al di là dei gol fatti da me. Infatti abbiamo fatto un buon filotto, una infrasettimanale ci ha portato 9 punti, ci ha fatto cambiare totalmente visione del campionato che stavamo affrontando. Ci siamo trovati da essere in zona play-out a proiettati che dici ma se vinciamo pure questa magari ci siamo lì, quindi questo è quello che conta secondo me. Ma sono situazioni che dispiacciono secondo me più che altro, perché comunque quando uno ha un infortunio così lungo ti tiene fuori, magari un ragazzo che scherzava tanto rispetto a te, è molto simpatico, ha battuto, ti manca più quello, al di là della spinta in più, sì, è una cosa che ti può compattare secondo me, però più che altro avevamo molta voglia di magari dire sai non ci sei tu, però noi stringiamo i denti uguale, poi grazie a Dio ha sostituito Alberto che ha fatto anche abbastanza bene, penso, in queste partite, quindi. Dipende come interpreta, non è una cosa che secondo me ti può spingere a fare cose in più, sono cose che più che altro si dicono. Noi abbiamo voluto dedicare la vittoria, lui ci ha mandato un messaggio prima della partita molto bello e questo magari ti può spingere in più, non il suo infortunio.